insomma, con molto piacere abbia conquistato con la forza che secondo me è indotta proprio dal loro modo di giocare, al di là del sistema, al di là difensivo, offensivo, al di là di quello che abbiamo fatto in mezzo al campo. Gruppo ha prodotto uno sforzo importante rispetto al giorno da cui siamo partiti, per cui abbiamo aggiustato tanti aspetti tecnici, da quello che mi interessa più su cui voglio essere più, voglio sottolineare di più, scusatemi le parole, è il fatto di aver tenuto mentalmente. Il terzo quarto è stato durissimo per noi, Follia ha alzato l'intensità difensiva sporcandoci praticamente tutte le linee di passaggio, rompendoci praticamente tutti i giochi. Così per una squadra come la nostra, che si cerca, che ha bisogno di passarsi la palla, era davvero molto difficile. L'ultimo quarto, producendo una difesa importante e andando semplice in attacco, ma comunque passandosi la palla senza ovviamente Thomas, nostro riferimento principale, un po' sbasso, siamo davvero stati molto bravi, soprattutto a tenere in testa, a fare le cose giuste nel momento giusto. Chiaro che per vincere a Forlì bisognava fare una partita importante, secondo me non per tutta la partita, ma a larghi tratti noi difensivamente l'abbiamo fatta, che è la cosa che mi interessa di più. Coach, parto proprio da quest'ultima considerazione. Fin dall'inizio difensivamente avete dato l'impronta al Metz, soprattutto nella difesa sugli esterni, eravate molto aggressivi, molto reattivi anche nei cambi di marcatura. Questo qui, questo fattore, mi permette di dire anche dopo le parole che si erano dette in preciso sul fatto che forse avevate un po' dei limiti difensivi, insomma avete, siete venuti fuori molto bene oggi proprio con questa arma. Onestamente, pensate quanto mi abbia dato fastidio dover ammettere che avevamo delle falle difensive, quando il volume del lavoro che facevo in palestra durante la settimana del 65-70% riguarda la difesa, e quindi per me era veramente un trauma. Però onestamente oggi lo spirito agonistico che forse è mancato nel precampionato oggi è venuto fuori, cioè abbiamo messo alle regole, alle situazioni che proviamo con qualcosa in più, e devo dire che tutti si sono aiutati su questo. Cioè, nel terzo quarto è stata veramente difficile, è stata un'ecatombe, hanno segnato tanto anche perché abbiamo aperto, no, sono micidiali in contropiede, li abbiamo aperto il campo buttando dei palloni o facendo dei tiri, è veramente fuori equilibrio. Però onestamente sì, oggi la partita su tre quarti su quattro, vi devo dire che sono contento di come abbiamo difeso e soprattutto del controllo dei rimbalzi totale. Anche guarda, non ho neanche guardato i numeri, però mi rimane la sensazione dei tentativi forti che la squadra ha fatto su un tipo di difesa che facevamo, di andare a prendere dei rimbalzi difensivi importanti per noi. Sul tecnico Thomas ce l'aveva più con lui o più con gli altri? Diciamo un po' più con lui, perché non volevo col quarto fallo che lui, lui facesse questo fallo. Onestamente abbiamo bisogno che lui rimanga, si è innervosito su, secondo me, un dubbissimo fallo attacco, poi da lì ci sta, tanto conosce il campionato, sa risolvere da solo le situazioni, però lì volevo dirgli di evitare. Siete? Sì. Buon lavoro. Buon lavoro.